Presidente Santo Padre, dopo Prato ci sono due tendenze di pensiero. Chi si fa un po' prendere dalla depressione, che è stretta parente dell'esaltazione dei momenti migliori, e chi invece, e questa è un po' mi sembra la linea della società, dice che occorre calma, pazienza, tempo, perché il Perugia può ancora uscire allo scoperto e raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Questa seconda linea, su che cosa l'appoggiamo da un punto di vista tecnico, organizzativo, con quali motivazioni insomma possiamo sostenere questa linea di fronte ai tifosi? Sull'impostazione di gioco che ho visto dare al mister in allenamento e in più da quello che ho visto almeno io personalmente in partita, perché sinceramente malgrado da Prato siamo andati via tutti molto insoddisfatti. È la prima volta che in trasferta ho visto la squadra aggredire l'avversario e la partita la stavamo facendo noi, poi sappiamo tutti com'è finita, però io voglio partire o ripartire da quelle bellissime prestazioni con il Viareggio o magari la prima mezz'ora contro il Prato, perché comunque il lavoro è chiaro che ha ancora tanto da fare, ma bisogna pure pensare sempre in positivo, perché altrimenti finisce tutto. La società è solida, è compatta e probabilmente tornerà anche sul mercato a gennaio, senza stravolgere la rosa, immaginiamo, però puntando su che cosa? Sulla qualità, sulla freschezza, sull'esperienza, sulla personalità. Alcuni hanno fatto rilevare che in alcuni settori del campo forse manca un po' di quella. Guardi, soprattutto sulla voglia di vincere, perché in tutte le situazioni, ma non parlo solo del calcio, parlo nella vita, parlo in qualsiasi situazione appunto che si va a creare un essere umano, se non c'è la voglia di arrivare, la voglia di vincere, la voglia di superare l'avversario, la voglia di poter dire sono migliore, non si riesce ad ottenere nessun risultato. Quindi io spero che oltre alla bravura tecnica, è ovvio, riusciremo a prendere qualche elemento che ci porti anche un po' di convinzione nell'andare ad ottenere le vittorie. Fermo restando che questa squadra è molto unita, è molto compatta, la spogliatoio non è vero quello che si dice che sia spaccato, anzi sono molto compatti. Purtroppo nel calcio i risultati danno morale e danno forza, non stanno arrivando, quindi i ragazzi in qualche momento si perdono, però io sono straconvinto che ne usciamo fuori e dobbiamo lavorare, però soltanto lavorare, il lavoro ci potrà permettere questo. Presidente Moneti, lei nel gioco delle parti passa per essere il presidente forse più irruento, quello che mette un pochino più di passione nelle cose, non perché ne manchi a Santo Padre, ma è proprio una questione caratteriale. Allora, come ha visto, come ha digerito, se l'ha digerita la sconfitta di Prato? Ma io le sconfitte le digerisco tutte male, insomma io non è che sono il più irruento, perché Massimiliano pure non è che scherza, però diciamo che le sconfitte vanno accettate, ma non vanno certo subite. Sia io che Massimiliano abbiamo dentro una voglia di vincere pazzesca, quindi ogni volta che le partite non vanno per il verso giusto ci rode tanto. Ho già fatto questa domanda al presidente Santo Padre. La società sta predicando calma, pazienza, attesa per i risultati che arriveranno dal lavoro che ha impostato Camplone. Su quali elementi, secondo lei, baserebbe una campagna a favore di questa linea? Beh, sicuramente, perché nella vita abbiamo imparato che quando ci sono momenti di difficoltà perde la concentrazione e perdere la calma non è fruttifero a poter risolvere i problemi. Invece affrontarli con la calma e con la riflessione si riesce a gestire le situazioni, anche quelle più brutte, in maniera più giusta, anche più intelligente. Quindi le questioni, quando le cose non vanno bene, vanno affrontate con la calma, perché affrontare le cose quando vanno bene con la calma è semplice. Camplone è una garanzia comunque. Beh, Camplone è un allenatore che è un allenatore di questa categoria, che sicuramente sa il fatto suo e sta cercando di dare una sua impronta e ha un modulo che lui ritiene giusto. Noi su questo
lo eravamo prima. Questo non significa, vorrei precisarlo, che Battistini non l'abbia fatto, perché purtroppo il calcio è questo: quando le cose bisogna dare una scossa si cambiano gli allenatori, ma le colpe poi non sono mai degli allenatori. E dire anche che Battistini ha fatto male non è giusto, questo non, ma vale anche per Arcipreti, nel senso che poi quando si vince siamo tutti insieme e quando si perde poi le colpe sono degli altri. Purtroppo il calcio è questo, funziona così e la vita, insomma. Tattica e strategia. Il progetto di lungo respiro rimane, perché avete dichiarato a più riprese anche negli ultimi giorni che restate e restate per vincere, ma nell'immediato probabilmente ci sarà bisogno di qualche ritocco alla rosa della formazione. State indirizzandovi già verso qualche nome, verso qualche caratteristica perlomeno? Sì, noi ci siamo detti di aspettare sabato la partita con la Paganese, poi facciamo il Natale, poi con Massimiliano andremo a pranzo insieme, valuteremo quelle che sono le cose da fare. Io già ho promesso a lui di essere più presente questa volta sulla parte tecnica e lo farò. Per quanto riguarda il resto, ripeto, il mercato lo valuteremo a gennaio, quelle che sono le decisioni. Abbiamo qualche idea in mente, non c'è niente di definito. Bisogna comunque rimanere in rosa un certo numero, non di più, sennò si creano problemi. Da un punto di vista tecnico, quali peculiarità? Cercherete soprattutto persone di giocatori, elementi di personalità, che è un po' la cosa che è mancata in qualche fase di questa prima parte del campionato? Ma più che sulla parte, io più che giocatore di personalità, a noi i sociologi non ci servono, dobbiamo fare calcio, noi cerchiamo la qualità. La personalità è una cosa che sicuramente aiuta, ma la prima cosa nel calcio è la qualità, non la personalità. Io poi non credo nemmeno che nel nostro gruppo non ci sia personalità. C'è stato qualche giocatore che ha reso meno delle aspettative, ma questo può dipendere da tanti motivi. Però siamo convinti di avere un'ottima rosa e che se andiamo a trovare la serenità, la quadratura del cerchio, possiamo fare bene. Moneti e Santo Padre uniti per vincere ancora. Moneti e Santo Padre sono uniti per vincere sempre, perché se si unissero per perdere sarebbero due scemi, insomma.